Il test in preparazione al concorso di educazione motoria per la scuola primaria è organizzato in modo chiaro e strutturato. La prima parte, introduttiva, riguarda le avvertenze generali, con un quadro completo della normativa di riferimento, soffermandosi anche sul delicato tema dell'inclusione scolastica, con un capitolo dedicato alla didattica speciale in educazione fisica. Sempre in questa prima parte sono descritte le più note teorie dello sviluppo dell'apprendimento, dalla Montessori a Munari, per citare alcuni autori come le teorie di Piaget, Vygotsky e Bruner. La seconda parte del testo è specifica per l'educazione fisica, è molto dettagliata e rispetta tutti i canoni dell'allegato A del bando. In particolar modo, rispetto agli altri testi concorsuali, abbiamo elaborato e trattato le tematiche dell'educazione fisica in riferimento con la fisiologia dell'esercizio fisico. Questo perché nei precedenti concorsi erano presenti domande collegate ai parametri vitali durante l'esercizio fisico. Completano questa parte un capitolo dedicato alla biomeccanica, alla biochimica e alle teorie dell'allenamento. Un'altra parte molto importante è dedicata non solo a coloro che dovranno sostenere l'esame, ma anche a tutti coloro che sono interessati all'apprendimento e all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è relativa alla mediazione didattica. I capitoli relativi ai metodi e alle strategie didattiche, quelli relativi alla valutazione, non si basano solo sulle teorie, ma anche sulla pratica concreta in palestra. Infatti, sono presenti anche unità di apprendimento, come quella sull'orienteering, sull'espressione corporea, che serviranno per la pratica dell'educazione motoria in palestra. Infine, quest'opera è anche molto utile perché è dotata di un ricco apparato multimediale. Infatti, nelle risorse online troverete delle mappe concettuali che vi aiuteranno nella memorizzazione e nella semplificazione dei contenuti e anche dei quiz proprio creati ad hoc secondo gli ultimi concorsi che sono stati effettuati.